Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera in studio Massimo Bonella alle 19.58 per questo notiziario Montepulciano Notizie in forma sperimentale. Praticamente questo è un numero zero. Iniziamo subito. Mostra facce da museo al Museo Civico Pinacoteca Crociani. Siamo a Montepulciano. Sarà inaugurata domenica 17 dicembre alle 16 al Museo Civico Pinacoteca Crociani, la mostra Facce da Museo. Il sottotitolo di questa interessante e anche divertente mostra fotografica organizzata dal Fotoclub Poliziano e i tuoi vicini di casa interpretano quadri d'autore. Infatti, i modelli che perfettamente truccati e abbigliati impersonano soggetti di quadri che sono esposti nel museo. Sono studenti, impiegati, professionisti, imprenditori di questo territorio, ma per lo più proprio di Montepulciano. Opere dunque complesse da riprodurre, alcune con numerosi personaggi che hanno richiesto, tra l'altro, un attento studio della luce. L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Montepulciano e si svolge in collaborazione con il Museo Civico Pinacoteca Crociani, con la Proloco Poliziana e con la Compagnia Popolare del Bruscello. L'esposizione rimarrà allestita fino all'8 gennaio 2018. Concerto di Natale alla Chiesa del Gesù alle 17. Dunque alle 17, domenica 17 dicembre, si terrà il concerto di Natale alla Chiesa del Gesù. Veniamo a Terrae, fino al 30 aprile 2018 il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano ospita Terrae, una mostra di pittura e scultura degli artisti Sandro Santarelli e Claudia Chianucci, un lavoro artistico che si contraddistingue per un sapiente uso delle materie, terre naturali, marmo, legno, pietra, alabastro, nonché metalli impiegati per i lavori di oreficeria. Il museo è in via Ricci, a pochi metri da Piazza Grande. Per qualsiasi informazione vi ricordo il sito internet museocivicomontepulciano.it. Per orari e giorni di apertura del museo, che nel periodo invernale osserva un calendario particolare, consultare il sito montepulcianoliving.it. Veniamo ancora a una ultima notizia. Con i mercatini e con il castello di Babbo Natale a Montepulciano, il Natale ti sorprende. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, dal 18 novembre è tornato il villaggio di Natale di Montepulciano con tantissime novità e sorprese per tutta la famiglia. Un'esperienza unica per grandi e piccini, un modo nuovo e divertente per trascorrere in armonia e tranquillità i giorni dell'avvento e delle festività natalizie immersi in un'ambientazione da favola in uno dei luoghi più belli del mondo. All'interno del villaggio vi aspetta un grande mercatino caratteristico con 80 casette in legno in cui trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari, prodotti artigianali, addobbi, decori, prodotti alimentari, alimentari e dolciumi per poi tuffarsi nell'emozione visita del castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazione non solo per i più piccoli. Il mercatino è aperto nei giorni sottoindicati dalle 10.30 alle 19.00. Dunque, 15-16 dicembre, dal 22 dicembre al 7 gennaio, 25 dicembre, solo apertura pomeridiani. Giorni e orari di apertura del castello di Babbo Natale, dunque 15-16, 17-22, 23-24 e 26 dicembre, il 26 dicembre dalle ore 10.30 alle 19. Dal 27 dicembre al 7 gennaio 2018, tutti i giorni dalle 14.30 alle 19. 6 gennaio aperto dalle 10.30 alle 19.30. Ingresso al castello di Babbo Natale. Nel biglietto d'ingresso sono incluse tutte le attività di intrattenimento e la partecipazione
ai laboratori il giro sui pony, la pista di pattinaggio e la giostra prevedono un biglietto extra. Bambini da 0 a 2 anni, ingresso gratuito. Bambini da 3 a 9 anni, ingresso 8 euro. Adulti e bambini oltre 10 anni, ingresso 10 euro. Tutti i dettagli, il panorama completo degli eventi sono sul sito natalemontepulciano.it. Bene, è tutto per questo notiziario, diciamo, in forma sperimentale, Montepulciano Notizie. Quindi ricordo ancora, per maggiori informazioni consultate i siti che vi abbiamo appena detto. Alle 20.03 chiudiamo qui questa edizione numero 0. In studio Massimo Bonella, linea che torna alla regia centrale. Buonasera. Grazie.